Noi siamo qui perché era un passo necessario, un primo passo, non sarà l'ultimo certamente, ma qui i giochi che stanno facendo anche con la spartizione di tutti i miliardi che stanno arrivando da parte dell'Europa sembra che già se li siano spacchettati, e soprattutto ai privati. Noi non vogliamo più sanità privata, basta. È per questo che anche le situazioni che si sono create durante il Covid hanno dato i risultati che ben conosciamo, specialmente in Lombardia. C'è un pullulare estremo di laboratori privati, cliniche private, che appunto sono pronte per questo mercato, e questi si sono aperti durante il Covid, fra l'altro canali di finanziamento assurdi sempre con il privato, e anche questi soldi che stanno arrivando europei eccetera andranno a finire tutti lì. Noi siamo contrari. Siamo qui oggi per riportare in piazza di nuovo sotto la regione quelle che sono le rivendicazioni, questa volta per la prima volta unite, di lavoratori e cittadini insieme, per dare un'impronta, un impulso molto più forte alla sanità pubblica contro la sanità privata, che si dovrà estendere dopo il periodo dell'emergenza Covid e portare avanti sempre in maniera più forte. Per la prima volta bellissimo vedere come in questa piazza siano unite insieme le rivendicazioni sia dei cittadini, quindi degli utenti, sia dei professionisti, dei lavoratori, sia degli studenti, quindi futuri lavoratori della sanità. Siamo qui oggi a sostenere questa battaglia e speriamo che insomma possa portare a delle svolte, soprattutto dal punto di vista delle politiche regionali.